Películas imperfectas evoca il titolo del saggio Por un cine imperfecto di Julio García Espinosa, regista e critico tra i più importanti artefici della scuola cinematografica cubana. Consapevole che per il cinema del suo paese e dell'intera America Latina è impossibile misurarsi con le cinematografie più immaginifiche, raffinate e ricche, Espinosa ritiene che le ragioni di questo svantaggio non siano tanto dovute al sottosviluppo economico e culturale del continente, quanto alla diversità dei principi e dei canoni, tesi piuttosto a ridisegnare il ruolo dell'arte e dell'artista come veicolo di una più autentica espressione popolare. All'inizio degli anni 50, Espinosa studia in Italia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, un'esperienza comune ai capiscuola del cinema cubano. Nel 1959, subito dopo il trionfo della Revolución, Espinosa, insieme ad Alfredo Guevara e Santiago Álvarez, fonda l'ICAIC, Istituto Cubano dell'Arte e Industria Cinematográficos, che poi diresse dall'82 al 91. La fondazione dell'ICAIC fu il primo provvedimento culturale del governo rivoluzionario, prima ancora della riforma agraria. En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Guidato da Alfredo Guevara, l'ICAIC non fu solo ministero, ma motore della nuova cultura e macchina operativa del cinema cubano. Produzione, distribuzione, programmazione, esercizio delle sale, alfabetizzazione del pubblico, formazione di autori e tecnici, selezione e scrittura di fiction e documentari, esportazione culturale e commerciale, promozione artistica dei paesi terzi. Venne anche istituito il notiziero ICAIC latinoamericano, cinegiornale settimanale prodotto in quasi 1500 numeri. Però la riforma agraria va, de todas maneras va. Furono riprese in carico le unità di proiezione mobili già utilizzate da Batista, anche se con altra ispirazione, e si crearono i cinemoviles per diffondere e abituare i campesinos alla cultura attraverso la visione cinematografica, una missione che ricordava le esperienze sovietiche e cinesi. L'ICAIC diede una sferzata alla debole industria pre-rivoluzione, monopolizzata dalla produzione statunitense, e il cinema divenne il più poderoso e suggestivo mezzo di espressione artistica e il più diretto ed esteso veicolo di educazione e popolarizzazione delle idee. Sempre in su casa, presente sa, il bodeghero e il cha-cha-cha, vete alla esquina e lo verás, e attento sempre. Dal punto di vista culturale, l'ICAIC promosse una sperimentazione con l'intento di demistificare il cinema rivelando i trucchi del linguaggio e smantellando i meccanismi dell'ipnosi filmica. Usando generi ben noti, i cineasti cubani resero la forma del film meno ambigua e più diretta rispetto alla maggior parte dei registi brasiliani ed europei. L'ICAIC si fonda infatti su due capisaldi programmatici. Il cinema è un'arte. Il cinema è uno strumento di formazione di coscienza individuale e collettiva. In un paese in ritardo di sviluppo, stampa, radio e televisione erano poco diffusi per carenza di infrastrutture, ma per quanto il cinema non potesse competere in velocità, si prestava alle pratiche didattiche meglio della stampa, alla quale un popolo pressoché analfabeta non poteva rivolgersi. L'ICAIC costituì anche la fucina da cui nacquero i talenti del cinema cubano. Per apprendere l'arte, i cineasti si misuravano inizialmente con produzioni spiccatamente didattiche, passando poi al documentario e infine al cinema di finzione. Questo DNA si riconosce in moltissima produzione, ma il cinema cubano è realista in un modo del tutto nuovo e diverso, e la rassegna proverà a dimostrarlo. Toma cioccolate, paga lo che deve. 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 Ma io quiero saber eso. ¿Dónde son los cantantes? No
Nonostante Cuba fosse per forza di cose, ma soprattutto per necessità, allineata a Mosca, i suoi artisti non abbracciarono mai il realismo socialista. La retorica delle masse e delle virtù dell'uomo socialista non attecchirono nel movimento culturale cubano, più aperto all'influenza del neorealismo italiano o della Nouvelle Vague. L'esperienza di Zavattini e la lezione di Rossellini influirono significativamente sulle opere di Espinosa e Gutiérrez Alea, sicuramente tra i più importanti cineasti cubani. Da qualsiasi punto si osservi Cuba, è impossibile non schierarsi. Ancora freschi e forti sono il suo mito e la sua storia, di fronte ai quali il mondo inevitabilmente si spacca. García Espinosa e Tomás Gutiérrez Alea, insieme a Gabriel García Márquez e Fernando Birri, regista argentino, fondarono nel 1986 la Escuela Internacional de Cine y Televisión di San Antonio de los Baños, considerata una delle più importanti istituzioni al mondo del suo genere. Concepita come una scuola di formazione artistica, si fonda su una particolare filosofia: ricorrere all'insegnamento non di docenti, ma di registi attivi in grado di trasmettere la conoscenza attraverso la prassi e l'esperienza costantemente aggiornata. Da allora, migliaia di professionisti e studenti provenienti da tutto il mondo hanno trasformato la scuola in uno spazio per la difesa delle differenze culturali di respiro internazionale, ben descritta dall'attuale definizione di Escuela de Todos Mundos. Se siamo d'accordo che il cinema è, nel bene e nel male, una delle espressioni più autentiche della cultura e dei sentimenti di una società, il suo cinema spiegherà Cuba meglio di chiunque, al di là dei luoghi comuni.